Ciao, io sono Andrei. Oggi ti spiego delle cose sul copywriting. Ti do dei consigli che ti possono aiutare a scrivere dei copy ridicolosamente persuasivi. E questi consigli sono veramente utili, stammi dietro. Comunque, se non sai chi sono Andrei Pascu, the number one copywriting icon, conosciuto in Austria come di Numa Heinz Copywriting Icon. Primo consiglio: l'importanza del cambiare tone of voice, parole e modo di parlare in base a chi hai davanti. Consiglio numero uno: saper cambiare linguaggio. Non puoi parlare con un imprenditore che usa un certo linguaggio, così come parleresti con un bambino, due cose completamente diverse. Questo però è molto difficile da fare, perché noi esseri umani siamo abituati a usare il nostro linguaggio. Io sono abituato a parlare come Andrei Pascu, the number one copywriting icon. Tu sei abituato a parlare come te stesso: Mario, Marco, Gaia, Sara, Giulia, Alfonso. Ci ho beccato? Sei abituato a parlare come te stesso, quindi ognuno ha il suo filtro, il suo modo di fare, ma tu devi completamente rimuovere te stesso quando sei di fronte a un target, quando devi scrivere copy. Te non esisti più, c'è solamente il tuo target e devi adattare il tuo linguaggio al tuo target. Devi parlare come loro. Perché devi parlare come loro? Perché se non parli come loro, non sei come loro, e non sei come loro non puoi comprendere i loro problemi, e se non puoi comprendere i loro problemi non puoi vendere un prodotto che gli risolve i problemi. Chiaro? Molto semplice. Consiglio numero 2: dovresti sempre mettere la priorità sulla comprensione. Cioè, tu devi letteralmente metterti nei panni di quelli che stanno leggendo. Perché, non so, se tu stai vendendo questo paio di cuffie, io faccio sempre questo esempio perché è molto molto semplice. Se tu stai vendendo questo paio di cuffie, le vendi molto probabilmente perché hanno la cancellazione del rumore. Ci stanno il suono di qualità, cancellazione del rumore. Quindi tu devi considerare le situazioni in cui uno ha bisogno di cancellazione del rumore. A me viene in mente quando sono sul treno, sento casino, voglio che il rumore non si senta, non voglio sentire rumeno che mi sta urlando "Ascolta, forte bine!" Non lo voglio sentire. "In pista, mati!" Non si fa. "Siamo forte bine che vorbesc!" Voglio ascoltare la mia musica in tranquillità. Voglio fare un esempio e raccontare una storia, una situazione in cui uno avrebbe bisogno di questa cancellazione del rumore. Terzo consiglio che si collega a questo: parla di vantaggi, non di caratteristiche. Tu puoi dire cancellazione del rumore di quarta generazione, caratteristica, oppure puoi metterla come vantaggio. Questa cancellazione del rumore ti aiuterà a ridurre qualsiasi suono, da ambulanze al rumore dell'aereo, il bambino che piange o il rumeno che parla in fondo alla stanza. Quarto consiglio per vendere meglio con i tuoi copy: fai sempre ricerca. Quando è che devi fare ricerca? Sempre. Letteralmente. Non esiste situazione in cui non fare ricerca. Devi sempre fare ricerca. Ora ti spiego cosa significa fare ricerca. È che tantissime persone, tipo facciamo che tu stai vendendo una GoPro. Le GoPro sono queste action cam che tu ti puoi attaccare addosso in tantissimi modi particolari diversi per registrare footage molto dinamici. Tipo, se sei in bici puoi mettere il tuo punto di vista molto grandangolare, molto stabilizzato, molto figo. Se tu parlare con degli sportivi, dei mountain biker, devi saper usare la loro terminologia. Devi comprendere cos'è che li fa girare, cos'è che li convince a prendere una fotocamera, una fotocamerina, un action cam del tipo. Quindi devi fare ricerca, soprattutto per prodotti che non conosci, per roba che per te è nuova. Tipo, per te potrebbe essere nuovo un action cam, delle cuffie, oppure un pop filter per un microfono che ti impedisce di buttarci le come faccio adesso. Per te un prodotto è nuovo, devi fare ricerca, ma devi comunque farla anche se il prodotto non è completamente nuovo per te, perché ti permette di espandere la tua conoscenza, di analizzare la concorrenza e tante altre cose. Questi erano consigli di copy estremamente fast ma estremamente utili. Se vuoi imparare a fare copy sul serio e monetizzarlo in maniera un po' più calma, meno frenetica rispetto a questo video, soprattutto che insegni anche come trovare clienti e con consulenze gratuite con me, clicca il link qui sotto. Ho un corso per te e mancano pochissimi giorni per acquistarlo a prezzo ridotto. Ci vediamo lì dentro. Di nuovo il link sta qui sotto. Datti una mossa. Ciao.